Sylvester Stallone e Keanu Reeves, due star hollywoodiane che spesso in tanti film abbiamo visto alle prese con pugilato e arti marziali. Bene, dietro la loro preparazione sul set cinematografico c'è il talento di un campione del mondo di arti marziali che ha inventato un metodo di combattimento e addestramento certificato che lui stesso utilizza per formare la scorta del Papa. È un foggiano e oggi lo abbiamo incontrato. Questo programma è offerto da Ferrovie del Gargano, Gruppo Saccia, Carni Affini e Hamburgeria Gourmet. Antonio La Salandra, è davvero un piacere essere in tua compagnia oggi pomeriggio. Tu sei davvero un'eccellenza di questo territorio. Hai creato una metodologia di addestramento e di combattimento che sta conquistando un po' tutto il mondo, anche le star di Hollywood. È una metodologia che tu utilizzi anche per formare le guardie svizzere del Papa. Siamo qui alla palestra Taralli, dove tutto è cominciato. Avevi 5 anni, hai iniziato a fare lezioni di karate e poi un grandissimo successo dietro l'altro. Allora raccontaci un attimo come inizia tutto. Come hai detto te, cioè da bambino penso che all'epoca non si possa definire effettivamente una passione, che quello che ti posso dire è che fu opera di mio nonno, che insomma mi portava a vedere i film di Bruce Lee. Credo che si chiamasse La Sala Farina, forse. Sì, come no. Portava a vedere queste cose, poi piano piano insomma cominciavo a prendere a calcio un po' tutti, e ho detto vabbè, facciamogli fare qualcosa. Venimmo ad abitare in zona, perché la zona è questa, che insomma, negli anni 80 era una zona periferica, c'era pochissimo, però c'era questa struttura dove all'interno c'erano queste discipline, poche discipline, se non sbaglio il karate, il judo, il pugilato, questa roba qua. E venne attratto, non lo so, probabilmente convinsero comunque i miei genitori che lì potesse fare per me, e poi partita la storia. Insomma. Però sei andato subito via da Foggia e sei arrivato anche in America, negli Stati Uniti, dove possiamo dire si sono innamorati di te, del tuo modo di lavorare, e delle star di non poco conto come Sylvester Stallone, Keanu Reeves. Tu hai lavorato con questi grandi attori, soprattutto addestrandoli nelle scene che poi noi vediamo sul grande schermo. Sì, ecco, è tutto un giro particolare. Il mondo americano, l'americano è particolare, specialmente nel business, chiamiamolo così. Se e il popolo americano riscontra in qualcuno delle qualità, quelle che loro chiamano skills, quindi delle qualità che possono arricchire la loro cultura, che è ovviamente una cultura molto giovane, anche se a livello di combattimento loro sono tanto avanti, tanto preparati, allora cambia tutto, entri ovviamente in quelle che poi chiamiamole così, sono le attenzioni, però devi dimostrare di avere quello che serve. In questo l'Italia è diversa, Sì, sì. Un pochino sì, però ti dà meno opportunità. Piano piano le opportunità si possono anche creare, dipende fino a che punto ti spingi, fino a che punto credi e fino a dove puoi arrivare. Certo, è normale che probabilmente ci sono meno possibilità. Ora però bisogna definire a cosa ci riferiamo, perché se ci riferiamo del cinema, il cinema in Italia è stata la prima industria, perché gli americani venivano qua, venivano a Cinecittà, insomma. Se ci riferiamo al cinema, è probabilmente adesso l'investimento maggiore negli Stati Uniti. Fermo restando, io non ho mai voluto fare cinema e continuo a dire io non voglio fare cinema. Ma infatti tu non fai cinema, appunto. Anche se una comparsa l'hai fatta. Ma sì, perché è passato da quelle parti. Però diciamo, quale comparsa hai fatto? E ho fatto praticamente uno dei cattivi, il stuntman in uno degli episodi di John Wick. Mi hanno fatto morire 9 volte con 9 vestiti diversi, con 9 vestiti diversi, quindi... però perché ero là, poi serviva la fisicità, insomma io ho questa fisicità che mi perseguita da quando ero ragazzino, quindi quello è. Però hai lavorato tanto dietro tanti film di combattimento. Beh sì, più che altro nella preparazione di chi poi opera effettivamente, perché lo studio nei film d'azione parte da, al di là di quella della sceneggiatura, parte da diverse coreografie che fa il fight choreographer, quindi loro fanno più coreografie e si preparano per far lavorare non soltanto la star, ma il double della star e poi
che tutte tutti gli stuntmen che devono andare dietro. Poi queste coreografie vengono scelte le migliori e poi c'è questo ruolo che è il fight consultant, oppure qualcuno che comunque è un pochino più esperto su alcune cose, che sistema, mette in fila le cose, mette in fila i combattimenti, diciamo qua muore meglio, diventa un pochino più reale, ok? E quindi, quante ore di lavoro ci sono dietro? Tante, guarda, solo per dirti una scena stupida, quella che ho girato io, che dove morivo in un attimo, uscivo da un angolo e mi dava una fucilata, abbiamo provato dalle 11 di sera fino alle 6 del mattino. Pazzesco, sempre. Immagina per fare un intero film. Sì, è tanto, perché comunque adesso calcola che ci sarà una cosa da fare e loro già sono partiti, perché le star, anche se qualcuno grosso modo è preparato, per loro non si allenano tutti i giorni, mentre gli stuntmen si allenano tutti i giorni, 6 volte al giorno. My friend, my very good friend. Sei. My maestro, il grande maestro. E senti, a quali film hai partecipato? Ma partecipato come preparatore, sì. Diciamo che ho orbitato, ecco, sono stato qualcosa della Marvel, come la DC, come Aquaman con Jason Momoa direttamente, siamo azzuffati più di una volta io e Jason Momoa per la preparazione, questa preparazione fisica, questa preparazione marziale, e i John Wick, i Parker, le Tartarughe Ninja, ci sarebbe da. E tu parli come se nulla fosse, però in realtà hai fatto tante cose belle. E io aspiro a Batman, veramente, prima o poi. Vai, te lo auguriamo, insomma. Batman. Senti, trovarsi di fronte a Sylvester Stallone, Kenny Reeves, com'è stato per te, insomma, da amante delle arti marziali? E allora, quando mi sono imbattuto in questi personaggi, oddio, Sylvester Stallone fa un certo effetto, perché sì. Comunque è stata un'icona, no? Rocky, certo. Tutte queste cose. Poi quando te lo trovi, là, che gli dici? cominci, però sì, poi dopo diventa tutto normale, cioè per me è tutto normale. È assolutamente tutto normale, cioè io con alcuni che ne so, finisco l'allenare, mi vado a bere il caffè, bevo il caffè oppure pranzo, per me diventa normale. All'inizio sì, mi ha fatto un pochino, all'inizio quando magari ho incontrato certi personaggi che vedevo solo esclusivamente nei film, o meglio nei film anni 90, perché ovviamente sono sempre malato io di queste cose. Allora mi ricordo mio papà mi regalava il VHS del film, che ne so, di Van Damme o di quello, allora, quando poi li conosci, anche dopo tanti anni, allora guardi bene, dici, ma questo è quello che ha fatto quella cosa. E allora magari per me è come, che ne so, è come incontrare per gli amanti del calcio, uno incontra Bruno Conti, per dire, gli anni incontrato, è stato un grande, oppure sì. Altri vedevo questi e adesso per me è tutto normale. E adesso stai lavorando con qualcuno in particolare ad Hollywood? No, diciamo che al di là delle persone che comunque io sento che mi aspettano, perché comunque gli allenamenti che abbiamo partono dalle 6 del mattino, quindi è un bell'impegno. Io quando c'è qualcosa oppure qualche richiesta particolare arriva prima, quindi io so che devo andare. Poi quando vado giù mi indirizzano loro. È arrivata qualche richiesta? Sì. Non si può dire nulla, no. Va bene, ci ho provato. Senti, tu hai aperto diverse scuole in Italia e anche all'estero, hai tantissimi allievi. Ho dato il nome. Hai dato il nome, tu sei sempre molto modesto. E, insomma, è una cosa che ti dà soddisfazioni. Quanto hai studiato per fare tutto questo? Quanto ho studiato? Ho solo studiato, continuo a studiare. Cioè, per me preparare una lezione, preparare un seminario, preparare anche la lezione della sera, non è mai stato, perché ancora ho un corso unico dove ho i fedelissimi, gli irriducibili. Certo. Per me la lezione non è mai stata, entro dentro e vedo che succede.
e non andare al passo con l'evoluzione, specialmente nelle arti marziali. Le arti marziali sono cambiate tanto rispetto alle arti marziali che si facevano prima. Voler rimanere a dire faccio quello e sono il depositario della verità, certo, assoluta, no, significa sei anacronistico. Quindi, tu sei laureato in scienze politiche internazionali e anche due master. Giurisprudenza, scienze politiche e relazioni internazionali. E due master in criminologia. Sì. Insomma, questo dimostra che davvero... Che non c'entrano niente con... Sì, che non c'entrano assolutamente niente con quello che effettivamente no. fai. E invece no. Apparentemente. Perché studiare la criminologia, sia il ramo medico, che comunque quello relativo all'applicazione forense, alla scena del crimine, è fondamentale. Le arti marziali le prendi per tre motivi. O vuoi fare il fitness, allora lascia aperto. O le fai perché vuoi gareggiare e quelle hanno un indirizzo, ma se le fai per fare per la difesa personale ci deve avere un altro tipo di fondamento, e soprattutto chi le insegna si deve assumere una grossa responsabilità, perché se ti devo dare dei contenuti o ti devo trasferire qualcosa che un giorno potrebbe, visto anche i tempi, salvarti la vita, perché no, non è esagerato, magari l'avessi detto 15 anni fa, ma sei matto, ma dove stiamo, in guerra? No. Mi assumo la mia responsabilità. Studiare quello che poi il comportamento criminale, che è un vero e proprio profiling, studiare i comportamenti della gente, anche la vittimologia, cioè come si diventa vittime, ti aiuta a calibrare il vestito alle persone. Perché ognuno è differente. Se dovessimo parlare effettivamente di insegnamento, la classe, l'insegnamento di gruppo è sbagliato, perché sono tutti differenti. Cioè l'insegnante dovrebbe fare in una classe di 30 persone, dovrebbe individuare i bravi e poi fare 30 lezioni private. Siamo tutti differenti, quindi lo studio è fondamentale. Le scienze giuridiche o quello che è, ecco appunto il discorso della criminologia, al di là di tutti gli studi fatti ovviamente per quanto riguarda l'allenamento, la biomeccanica eccetera eccetera, ti danno la possibilità di capire il comportamento della gente. Proprio così. Tu adesso vivi a Roma, anche se sei un po' sempre in giro per il mondo, e formi le guardie svizzere del Papa. Sì. Insomma, una cosa... E tra l'altro, se non sbaglio, La scorta del Papa. Ah, ok. Sì, gli istruttori responsabili del corpo, non tutti quanti. Ah, ok, perfetto. E sei il primo italiano a farlo? Sì, l'unico pure. L'unico? Quest'anno sono 514-16, adesso ho perso il conto. Non gli faccio solo arti marziali, gli faccio questo addestramento particolare, gli insegno scorta e protezione, delle cose ovviamente che ho imparato in altri contesti. E prima di me loro avevano un maestro giapponese che è passato a miglior vita, dopo si sono fermati per un po' e c'è stato questo incontro quasi, non so se è casuale, io dico è casuale, però mi è stato preparato perché comunque ero già osservato tramite ovviamente altri canali. E con loro io faccio questo, ho praticamente gli istruttori responsabili del corpo che sono quelli che fanno la scorta al padre, al Papa, perché la Guardia Svizzera storicamente è la scorta del Papa, non è la gendarmeria. Okay. E poi è l'esercito più piccolo del mondo. Più piccolo? È l'esercito più piccolo del mondo. Sì. Più antico e più piccolo del mondo. Ah, vedi. E l'hai incontrato Papa Francesco? Come no, certo. Incontrato a maggio. Ma di la verità, gli hai insegnato qualcosa, perché si è saputo difendere molto bene di recente? No. Scherzo, lì dovremmo aprire un'altra... Lasciatelo stare, pure ho tante rotti anni. È vero. Sei tornato qui a Foggia per una masterclass che hai tenuto proprio qui alla palestra Taralli. Che rapporto hai con questa città? Io questa città l'ho sempre portata nel cuore, ci sono nato, l'ho vissuta da ragazzo, come abbiamo vissuto, in grosso modo siamo tutti di quel periodo. E come l'ho vissuta io, magari dall'esterno può darsi che non si sia intuita questa cosa. È stato un rapporto, per me è stato un rapporto difficile, molto difficile, specialmente in tempi dove c'era meno possibilità di raggiungere le masse, quindi partiamo degli anni 90, di dove non c'era internet, quindi dove non si poteva effettivamente sapere cosa faceva, come si sviluppasse qualcosa.
L'ho vissuta in maniera difficile, perché all'epoca mi piacevano queste cose, non piacevano a tutti, quindi spesso venivamo, perché c'è stato pure qualcun altro, venivamo presi in giro, non avendo la possibilità di utilizzare i social media. Trump ci ha fatto la campagna elettorale, quindi hanno un potere enorme. Prima facevi una cosa, andavi fuori, ovviamente a tue spese, dormendo in posti, delle cose, guarda, e magari no, non è vero, non la fanno, lascia perdere, non è così, non è colà. E però questa cosa ancora, mi sembra di capire che ancora c'è. È una cosa, non è una cosa bella, cioè queste attività dovrebbero unire, perché la verità non la porta nessuno, cioè la verità non la porto io, ho avuto delle intuizioni, mi sono messo là, mi sono messo a sviluppare una cosa che mi piaceva, poi magari sono stato più capace, meno capace, non lo so, però ci ho sbattuto la testa, al posto di stare a guardare quello che faceva il vicino, e io ci ho sbattuto la testa, che ho fatto qualcosa. Che, ripeto, probabilmente non ho fatto nulla, magari per chi affronta un'altra cosa, un'altra professione, magari non ho fatto nulla, però piuttosto che stare a guardare quello che fanno gli altri o dire no, quello non va bene, magari dovremmo darci tutti quanti una mano, perché si potrebbero fare molto di questa, è una, io ancora insisto, dico che questa è una bella città, non bisogna criticare un posto, perché altrimenti che ci stiamo a fare? Hai ragione. Quando partirai nuovamente per l'America? La settimana prossima. È stato davvero un piacere conoscerti, ascoltare la tua storia. Noi come Foggiani siamo orgogliosi di te e ti auguriamo, insomma, tutto il meglio. Grazie. Grazie a te.